Allora, fase di montaggio della mostra a Palazzo Bussi, che è un palazzo di una delle famiglie storiche di Viterbo, per Corpus, e quindi qui c'è un'immagine, e tutte le immagini appartengono alla collezione di Valerio Giulianelli, che è una delle collezioni più importanti di Viterbo e che tra l'altro speriamo trovi presto una collocazione permanente presso degli stabili del comune. E qui c'è una foto, a proposito di Corpus, di Lorenzo Tedeschi che riproduce una processione del Corpus Domini della fine dell'Ottocento. Vedete che era ancora piuttosto sentita e importante la festa del Corpus Domini, e veniva onorata da una processione dove vediamo c'è un numero anche importante di alti prelati a giudicare dai paramenti. E a proposito di legami tra eventi religiosi con caratteri, con dimensioni spettacolari, qui vediamo un trasporto della macchina di Santa Rosa della fine dell'Ottocento. Questa è una delle macchine di Papini, credo che forse sia una delle più antiche testimonianze fotografiche, se non la più antica, di un trasporto della macchina di Santa Rosa. Quindi è particolarmente interessante, è curioso anche vedere come i tratti della città siano modificati nell'arco del tempo. Insomma, Piazza San Sisto si riconosce a malapena, soprattutto in questo angolo qui, in questa parte qui della piazza, insomma. E poi di nuovo torniamo a vedere quest'altra immagine della collezione di Valerio Giulianelli, che ha a che fare con via Cavour. Questo dovrebbe essere quello che oggi, che attualmente è il Teatro San Leonardo, per esempio. Le foto sono tutte scattate da Lorenzo Tedeschi, e sono state stampate su pellicole Lumière, quindi dei fratelli Lumière, i mitici inventori della pellicola cinematografica. C'è un'immagine di Piazza del Comune. Vedete che l'immagine è di un livello, la qualità dell'immagine è molto alta, perché queste sono le prime lastre al bromuro d'argento, quindi sono lastre che avevano una grande quantità d'argento all'interno, e quindi con la conseguenza che la qualità dell'immagine era particolarmente buona. E qui vediamo ancora a Piazza del Comune dei decori sulla facciata di questo palazzo, che adesso sono completamente scomparsi, quindi anche qui si recupera. Sapete che c'è stato anche un dibattito di recente sui decori, sui palazzi storici di Viterbo, quindi ecco, quantomeno grazie alla fotografia si riesce a recuperare, insomma, no, qualcosa dei decori più o meno recenti che adornavano i palazzi di Viterbo.